Ciao, oggi vorrei parlarti di me, della persona che non vedi ogni giorno nei video, ma di quella che sta qua dentro, che molte poche persone riescono a vedere veramente. Fin da piccolo mi sono sempre sentito una persona un pochino fuori dagli schemi, spesso non compresa dalle altre persone che mi stavano a fianco. Però poi nella vita, col susseguirsi degli eventi e grazie ad alcune scelte compiute, sono però riuscito a trasformare questa mia diversità e spesso debolezza in un valore aggiunto. Sai, la diversità spesso deve essere messa a tacere secondo l'opinione della maggior parte delle persone. Tutto quello che ci viene trasmesso deve essere assorbito come un qualcosa che non si possa nemmeno mai criticare, un qualcosa che non si possa mai mettere in dubbio. Le persone che hanno un qualcosa dentro che vogliono esprimere vengono spesso messe da una parte, abbandonate in un angolo, senza luce, senza respiro, senza un minimo di colore. In ogni parte del mondo c'è chi si accontenta di ciò che ha, o forse non è consapevole di ciò che potrebbe avere. O magari ancora ha pensato più e più volte ai tanti sacrifici che una scelta dettata dal cambiamento potrebbe portare nella propria vita. Ciao mamma. Sì, tutto bene, grazie. Sai, sono un pochino stanco, un po' spaesato anche. Oggi vi racconterò la mia storia, l'insieme di eventi che mi hanno portato a prendere la decisione di acquistare quel biglietto solo andata. Conoscevo ormai da un anno quella che già consideravo essere la donna della mia vita. Ma come sempre, nelle storie d'amore fantastiche ma complicate, lei sarebbe dovuta tornare a casa sua. Ebbene, io l'ho seguita. I primi tempi sono stati parecchio duri, ma poi mi si è accesa come una lampadina. Avevo fatto per tanti anni teatro come attore amatoriale e allora ho deciso di buttarmi, vista anche la mia conoscenza linguistica, nella produzione di video e audio. Ma sì, certo, chiaramente c'è molta competizione là fuori. Quindi il primo passo sicuramente da fare era quello di acquistare una fotocamera e di un microfono e provare a buttarsi in un mare di altri milioni di pesci. E così feci. Oggi, dopo oltre 2 anni, oltre 500 progetti portati a termine per clienti fra video e voci fuori campo e quasi 300 video pubblicati su YouTube, sicuramente non potrò dire di avercela fatta, ma posso sicuramente sostenere come stia facendo ciò che mi piace. Nonostante tutti i momenti di difficoltà, dubbio sul continuare, odio ed invidia da parte delle persone, ebbene sì, sto seguendo il mio sogno. Non si può scegliere la condizione economica o la famiglia nelle quali nascere, ma sicuramente si può scegliere quale percorso intraprendere nella propria vita. Potremmo decidere di vivere la vita che i cattivi e gli invidiosi vorrebbero per noi. Oppure potremmo certamente cercare invece di inseguire i nostri sogni, con ogni arma possibile, facendo dell'odio e l'invidia ulteriori armi per poter raggiungere il nostro obiettivo, senza mai lasciarsi andare. Perché una vita vissuta secondo gli occhi di altre persone non si può considerare una vita.
perché ciò che si può sognare e vedere si può realizzare. Non c'è niente che ci possa fermare. Già il fatto che tu possa vedere questo video fa di te una di quelle persone facente parte di quel 5-10% di persone al mondo in grado di poter accedere alla tecnologia. Quindi smettiamola di lamentarci di quello che non abbiamo e cominciamo a concentrarci su quello che abbiamo, le nostre abilità, la nostra passione, il nostro amore. Facciamo in modo di non alzarci un giorno per poi renderci conto del fatto che si trattasse solo di un sogno. Sono partito da casa con tantissimi sogni nel cassetto, ma anche con tanta amarezza. E oggi, dopo 3 anni, posso chiamare casa un altro paese. Quindi non spaventatevi di provare a buttarvi in un nuovo mondo. Non crediate sempre alle persone che vogliono disincentivare un vostro cambiamento, perché le belle persone, l'amore e le esperienze indimenticabili possono essere dappertutto, basta solo andarle a cercare. Io sto lottando ogni giorno per non darmi mai per vinto, e uno dei motivi principali è che alle persone che non hanno saputo fare altro che chiudermi delle porte in faccia, io faccio assolutamente lo stesso. Non le faccio entrare nel mio sogno. Mi chiamo Saverio e lavoro come attore per video ed artista di voci fuori campo. Vorrei dedicare questo cortometraggio a mia moglie e ai miei genitori, le poche fantastiche persone che continuano a credere in me e a supportarmi giorno per giorno, e soprattutto coloro che riescono a vedere nel mio futuro lo stesso che vedo io giorno per giorno. Grazie miei cari. Per ultimi, ma non certo per importanza, vorrei ringraziare tutti coloro che mi supportano ogni giorno, sia su YouTube che tramite email, tutti coloro che mi scrivono quanto apprezzino il mio lavoro. Ci sono molte persone che mi dimostrano invidia e cattiveria, ma uno dei motivi per i quali continuo ad andare avanti nella produzione dei miei video ed altri progetti è il fatto che il 95% delle persone mi dimostra invece amore e supporto, e questo per me è di fondamentale importanza. A presto!